Ciao a tutti, voglio dedicare questo mio video alla lettura di qualche mia poesia dedicata ai bambini. Questa mia prima poesia l'ho intitolata Dorme il bambino. Piccola creatura che silenziosa sogni, meraviglia della natura che le fate agogni. Ti veglio, mi innamoro, ti carezzo, ti adoro. Ti bacio augurandoti un futuro d'oro. Dormi con gli angeli, mio tesoro. Quest'altra mia poesia invece l'ho intitolata La cura. Dolce fanciullino che il malato carezzi. Doni divino, affettuosi vezzi. Ingenuo sorridente, sei luce che splende sul dolore ingiusto del martire innocente. La piccola manina sulla fronte calva, poggi piccina, amor che salva. Con un bacio sfiori il malato signore, glori d'onori il provato genitore, miracolo d'amore. Ho immaginato in questa poesia un bambino che, diciamo, dona affetto al genitore malato, e lui nella sua ingenuità non si rende conto della gravità della situazione. Egli sa solo donare affetto, sa solo donare amore, a prescindere dalla situazione triste. Della malattia del genitore. Chissà se l'amore può guarire le malattie, chissà. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Bambini soldato. Piccolo che imbracci l'ignobile arma. La guerra a bracci sottratto alla mamma. Costretto a sparare contro il nemico, non conosci più amore, solo l'odio te amico. Sovente drogato e sessualmente abusato dal capo assassino che a tua madre ha sparato. Crudele, meschino. Questa mia poesia l'ho dedicata ai bambini soldato e ce ne sono tanti nel mondo. Cioè quei bambini che vengono istruiti sin da tenera età a imbracciare un'arma e a sparare a chiunque senza provare dolore, senza provare alcuno scrupolo di cosa è capace l'uomo. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Al piccolo minatore. Costretto piccino che scavi magrolino nelle oscure miniere pericolose, austere. Nel fango e nella terra giaci e la terra ti sovrasta. Soffri e taci per servire la casta. I soldati ti vegliano, se sgarri ti sparano. Uno più che muore non ha valore. Molti s'ammala, altri per gli sforzi muore, si spezza l'ala stanca in dolore. Come si capisce bene, questa poesia l'ho dedicata a tutti i bambini che lavorano nelle miniere, e ce ne sono tanti nel mondo. E a quelle bestie che li sfruttano. Che se non vogliono lavorare sparano, perché per loro uno che muore non ha valore. Un bambino che muore non ha valore. Quest'altra mia poesia l'ho dedicata ai bambini di Chernobyl. A voi piccini,
che nei lettini giacete, sofferenti, soli, innocenti tacete. Il male da radiazione v'affligge crudele, il dolore s'impone, l'infanzia videle. Il reattore brillato non l'avete vissuto, ma egli spietato nel seno vi ha violato. Malati innocenti, dolorate la mamma, patite di stenti il terribile dramma. Come si capisce, questa poesia l'ho voluta dedicare ai bambini vittime del disastro di Chernobyl, a tutti quei bambini che hanno, diciamo, sviluppato leucemie, tumori, a quelli che sono nati con delle malformazioni, cose orribili, come orribile il nucleare. Io sono fermamente contrario al nucleare. Per me sono cose inconcepibili. È inconcepibile che per produrre energia si debba contaminare l'ambiente, contaminazioni che non passano dopo 10 anni, 20 anni, no, ci vogliono centinaia di anni. E poi i governi che non sanno dove mettere tutte le scorie nucleari che le centrali nucleari producono e che vanno a finire anche in fondo al mare, in mano alle mafie, ai delinquenti, cose orribilanti. E che vanno ad avvelenare anche persone molto lontane dal posto dove è collocata quella determinata centrale, come ha fatto Chernobyl, e come continua a fare, e come da ultimo Fukushima, che ha praticamente contaminato tutto il Pacifico, ma ormai non se ne parla più, è diciamo un discorso superato, è un problema risolto. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Al bimbo affamato. Al bimbo affamato col vestito stracciato, magro e debole, piangente e flebile, che non ha da mangiare neanche del pane, un tozzo di pane da poter rosicare, sporco, assetato, mai amato, dall'opulente dimenticato che si strafoga di cibo e ogni agio. Un uomo venne, umile e buono, con del cibo in dono, per ogni persona. Egli ci richiama all'umanità, alla carità, alla compassione. È Gesù, nostro Signore. Come si capisce, quest'altra mia poesia l'ho dedicata a tutti i bambini che ogni giorno soffrono la fame nel mondo e muoiono di fame, muoiono di sete, muoiono per non aver niente. E che noi, popoli dell'opulenza, con i nostri governi, abbiamo dimenticato. Noi il cibo lo buttiamo, quei bambini il cibo non sanno cosa sia. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Al bimbo malato. Al bimbo malato, tristemente provato dalla malattia e dal dolore, che non può giocare, non può correre, non può ammirare quanto è bello il cielo, quanto brillanti sono le stelle. E a letto, costretto, Signore, fa che ogni malato possa risvegliarsi sotto il cielo stellato, finalmente guarito. Questa poesia la dedico a tutti i bambini malati, e in particolar modo a quei bambini dei paesi dove non ci sono medicine e che muoiono e soffrono tanto per mancanza di medicine, per mancanza dei medici, degli ospedali, perché al mondo esistono anche queste cose. Esistono bambini che muoiono perché non hanno le medicine per curarsi, non solo bambini, ma anche
anche le persone adulte. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Bambini. La fanciulla età del gioco, dell'allegria, della spensieratezza, del respiro innocente, strappata dalla spietatezza dell'orco in preda ai tormenti, che vilmente vi ha fatto profumare l'odore della morte. Troppo presto ella vi ha sottratti sprezzante alla primavera innocente, all'amor terreno del genitore addolorato che non si rassegna già mai al male gratuito. Questa mia poesia l'ho dedicata ai bambini uccisi in Siria il 24 agosto 2013 col gas nervino. Non dimentichiamo che quel giorno sono morte più di 1000 persone in quell'attacco chimico col gas nervino. E poi non si sa ancora bene chi sia stato, di chi sia stata la responsabilità, non si sa. Certo è che stava per scoppiare la terza guerra mondiale per questo attacco chimico. Il fatto è che non è scoppiata la terza guerra mondiale, ma in Siria la guerra civile continua ogni giorno e continua ancora a mietere e continua sempre a mietere vittime. Tanti bambini e bambini che restano senza genitori, restano orfani e fanno impressione tutti quei bambini che escono alla televisione, che girano come cani randagi e tutti i profughi, tutte le persone che stanno scappando da quell'inferno. Io credo che la comunità internazionale, l'ONU, debba fare qualcosa. Non può essere abbandonata a se stessa una nazione a consumarsi in questo modo obbrobioso, allucinante. Combattono e muoiono ogni giorno persone, bambini, persone che restano mutilate, ferite. E l'ONU non fa nulla, la comunità internazionale non fa nulla. Non lo so. Ma le guerre dovrebbero essere annientate, cancellate dalla faccia della terra. Queste sono le cose importanti, le cose essenziali. Le guerre, la fame, le malattie, la sete, le violenze sulle donne, sui bambini, non c'è più codice d'onore. Gli uomini di adesso fanno di tutto, violentano donne e bambini, uccidono donne e bambini. Li sfruttano, non si capisce più niente, non esiste più valore, più niente, neanche le bestie, neanche gli animali fanno queste cose. Ci sono persone, ci sono uomini, li possiamo chiamare uomini, li dobbiamo chiamare bestie, ma è un'offesa per le bestie. Come li dobbiamo chiamare? Mostri. Ci sono mostri che non conosco, non sanno la differenza fra un adulto e un bambino. Non sanno che un bambino non si tocca. Non sanno che una donna non si tocca. Le donne non si toccano, i bambini non si toccano. Sono sacri, sono sacri. Ma di regola la violenza dovrebbe essere vietata nei confronti di tutti, degli uomini, delle donne e dei bambini. Invece qui non si guarda più in faccia a nessuno, né a donne, né a bambini, a niente. Non parliamo degli animali, poi. Maltrattamenti, violenze sugli animali. Io non lo so la nostra natura, la natura umana, cos'è la natura umana? Io me lo chiedo spesso. Ma da dove veniamo noi?
Da dove veniamo noi? Chi siamo noi? Per essere capaci di fare queste cose, di commettere queste bestialità. Chi siamo noi? E come si creano queste menti perverse che non conoscono né donne né bambini, che non conoscono la pietà, non conoscono scrupoli, sprezzanti all'ennesima potenza? Come si creano queste menti? Mancanza d'amore. Mancanza d'amore sin da bambini. E portiamolo l'amore, portiamolo ovunque. Perché? Perché ci devono essere dei posti dove le persone non devono conoscere cos'è l'amore, cos'è l'affetto, cos'è lo stare in casa, a mangiare tutti insieme, a ridere, a scherzare? Perché ci devono essere posti in cui queste cose non devono esistere? In cui non sanno cosa significa fare una passeggiata, andare al bar a prendere un caffè. Perché ci devono essere posti in cui ai bambini deve essere insegnato a sparare sin da piccoli, a non avere pietà, ad imbracciare l'arma sin da piccoli. Per non parlare poi degli adulti, che la prima cosa che pensano la mattina non è fare colazione, ma imbracciare il fucile. C'è persone che non conoscono altro che il fucile, non conoscono altro che la guerra. Com'è possibile che esistano queste cose? E che la modernità non le abbia cancellate queste cose. Diciamo sempre, questa è la modernità, la tecnologia, la modernità. Ma dov'è la modernità? Dov'è la modernità? Se esistono ancora persone che muoiono di fame, persone che fanno la guerra, persone che odiano, persone. Io non lo so. Con la tecnologia arriveremo su Marte, arriveremo a viaggiare nell'universo. E qui ci saranno ancora persone. A violentare bambini, a uccidere donne, a violentare donne, bambini ancora a morire di fame, donne ancora a morire di fame, donne sfruttate nel lavoro, nella prostituzione, bambini sfruttati nel lavoro e sfruttati nella prostituzione, per non parlare del traffico d'organi, dei trafficanti d'organi che rapiscono i bambini, li smontano come fossero pezzi di ricambio, ma cose orribili. Per non parlare della pornografia minorile, della pedofilia. Ma che cos'è questa umanità? Cosa siamo noi? Cosa siamo noi se facciamo tutte queste cose orribili? Cosa siamo noi? Io non lo so. Speriamo che un giorno queste cose vengano cancellate, vengano annientate. Fame, guerre, violenze, la sete, vengano annientate dalla faccia della terra. Io lo spero con tutto il cuore. Allora sarà modernità vera, progresso vero. Quando tutte le persone avranno l'amore, l'affetto, il cibo, l'essenziale, la casa, le dolcezze di cui un essere umano ha bisogno, le attenzioni di cui un essere umano ha bisogno, sia esso bambino, sia esso adulto. Lo spero, a presto. Quando parlo con i testimoni di Geova, loro dicono che presto Dio porterà il paradiso sulla terra, annienterà tutti i malvagi e non ci sarà più guerra, non ci saranno più malattie, non ci sarà più violenza, odio. E io
A me piace questa cosa, questo loro predicare il paradiso, il regno di Dio. E vorrei tanto che si avverasse questa cosa. Io con loro non sono d'accordo su tutte le cose che dicono, ma su questa cosa, diciamo, voglio crederci. Mi piace questa cosa che loro dicono, la dice la Bibbia anche, c'è scritto nella Bibbia. Presto Dio interverrà, porrà fine a ogni malvagità, ma sarà una sconfitta per l'uomo. Sarà una sconfitta per l'uomo, perché significherà che noi non siamo riusciti a fare nulla di buono. Invece dovremmo, il paradiso dovremmo farlo noi, dovremmo crearlo noi, per dimostrare a Dio che valiamo qualcosa, quanto valiamo, quanto siamo degni. E ci sono le persone che ogni giorno si sforzano di creare il paradiso, di fare le cose per bene, le cose giuste, per il bene di tutti, non solo per il bene proprio, per il bene di tutti. Ci sono tante persone che ogni giorno instancabili fanno il bene, per il bene di tutti. E vengono criticate, vengono prese a caricatura. Vengono derise, ma loro sono instancabili, non si arrendono mai. Grazie per avermi ascoltato, a presto, ciao.